Legge di stabilità, indubbi vantaggi per l'Abruzzo, il Partito Democratico regionale vuole ovviamente far suo anche questo merito. Con tutti i provvedimenti presi in questa legge di stabilità finalmente possiamo combattere seriamente la povertà, possiamo premiare il lavoro, possiamo seriamente premiare la cultura, la sicurezza. E finalmente ci sono meno tasse per gli italiani, a cominciare dalla tassa sulla casa che va via e anche sui terreni agricoli. Io credo che questo sia un successo da rivendicare per il Partito Democratico, successi che premiano anche la nostra regione grazie al lavoro svolto dai nostri deputati, il gruppo parlamentare del PD degli abruzzesi, che ha portato avanti tantissimi provvedimenti a favore della nostra regione, a cominciare dalla svolta storica per quanto riguarda la svolta in materia petrolifera, che ha visto allontanare il progetto di Umbria Mare e dei progetti che si possono immaginare per la petrolizzazione del mare Adriatico. Quali sono gli altri successi che voi rivendicate in chiave abruzzese? Beh, ne abbiamo fatti numerosi. Io penso innanzitutto a quello che sicuramente premia di più anche l'istituzione regionale, con la possibilità di dilazionare il debito dell'Abruzzo da 7 a 10 anni, e questo ci permetterà di avere conti a posto e ci permetterà di fare politiche di spesa in Abruzzo che prima non potevamo immaginare di fare. E questo vuol dire stare dalla parte dei cittadini e mettere a servizio delle politiche che potranno continuare l'opera di risanamento della politica abruzzese, ma allo stesso tempo di redistribuzione della ricchezza della nostra regione.